sono Lucia. Ciao Lucia. Ciao Davide. Buongiorno. Veniamo da un luogo che assomiglia a una casa, ma non lo è. A una famiglia, ma non lo è. Che sembra un porto, ma non ha il mare. Che bene, che bene. Lo so che padre, io dico che padre, ho preso. Ha un figlio, gli vuoi bene, ti viene a trovare. No. Ma però ci tiene a te. L'ultima volta quando l'ho trovato, che ti ho visto che eri in piedi camminavi, ho visto l'emozione che hai avuto te e tuo figlio. Mi ha preso il cuore anche a me, eh. Ma brava! Stai fumando? In camera? Quante volte ti devo trovare io qua a fumare, Carla? Dai! È un problema, ok? Se, veramente, se prende fuoco qualcosa? Cosa facciamo? Rimani chiusa dentro? Ti sembra possibile ogni volta ritornare in questa situazione? Sai cosa rischi così di tornare a casa? Lo sai, vuoi questo? Vuoi essere mandata via? Ma no. Eh? Ma no. Ascolta, ma perché ogni volta ci troviamo in questa situazione? Eh? Me lo dici? Qual è il problema? Qual è? Mi fa male la gamba. Ho problemi familiari. Il moroso. Io lo capisco, ok, lo capisco. Però qua funziona così. Non si può fumare. Inizi tu, poi ti vedo un altro e poi cosa facciamo? Ascolta, tu mi devi promettere che non lo rifai. Basta, è l'ultima volta questa, eh? Mm? Vabbè. Promesso sul serio? Promesso. Promesso. Promesso? Vai in lavanderia adesso. Qua lasciamo aperto un pochino. Cambiamo aria. Deve arrivare anche il nuovo ospite adesso. Un altro. Che palle. In questo deposito di attrezzi, di vento e di fiori, arrivò un giorno un gentiluomo. Era un uomo che rasentava la cinquantina, asciutto in corpo e magro in viso. Si muoveva in mezzo a noi con tenerezza. Sembrava avere un animo da sognatore. E a volte diventava triste. Da quel giorno, l'uomo incominciò a vivere con noi. Allora, Francesco, benvenuto tra di noi. Vorrei darti alcune regole da osservare all'interno della nostra comunità. La prima è quella che non si fuma all'interno della struttura. Per fumare lo puoi fare, mettendoti d'accordo col tuo operatore, e uscendo in giardino. Ecco, mi raccomando, tieni presente che c'è un numero di sigarette limitato per ciascuno. Queste sigarette quante sarebbero limitate? Una decina. C'è un tetto che si può anche sfondare. C'è un tetto adesso. Allora, qualcuno no, in più un tetto nel senso che... Allora, magari inizialmente iniziamo con qualcuno in più e poi piano piano vediamo di diminuire. Ok. Il primo passo è quello di essere puliti e ordinati. Noi ci teniamo tantissimo a queste cose, quindi l'igiene è una cosa fondamentale per noi. Non è consentito in alcun modo fare sesso all'interno della struttura, perché in questi casi è previsto l'allontanamento dalla comunità. Durante il giorno cosa si fa? Allora, noi abbiamo un laboratorio di assemblaggio dei bulloni, quindi tu puoi lavorare lì. Ma tutto il giorno assemblato? No, ci mancherebbe, tutto il giorno no, abbiamo tantissime altre attività, dai laboratori di arte, scrittura, pittura, e poi abbiamo fuori il giardino, quindi anche fuori tranquillamente puoi dedicarti al giardinaggio, all'orto.
E se ti piace leggere? Ah, c'è anche la biblioteca. Sì, in sala riunione abbiamo la biblioteca, anzi adesso dovrebbe esserci il corso di teatro, se non sbaglio, quindi possiamo andare a dare un'occhiata, così vedi se ti piace, se magari... Poi dopo se lo accompagni... Volentieri, certo. Sì, potete farlo anche subito se volete. Va bene, okay. Grazie. Okay. Per me, va bene. Come infarinatura va bene, no? È come infarinatura, perfetto. Senti, potresti dare questo a Marta, per favore? Glielo consegni tu? Sì, è il laboratorio, te la vado a chiamare. No, guarda, con la macchina di dietro di sosta è meglio che vada. Ok, va bene. Senti, vabbè, tanto passo tra un paio di giorni, così... Me la saluti? Te la saluto, volentieri. Grazie. Tranquilla, ciao. Roberta? Sì? Tieni presente che anche per noi non è una situazione facile, eh? Sai cos'è, Isa? Che a volte a me sembra proprio di sbagliare tutto, Questo lo penso anch'io, ma non è che uno può essere Wonder Woman. All'inizio volevo piacere a tutti, far tutto bene, e poi alla fine sono quella che si incazza, che li controlla e che alla fine sta sulle balle a tutti. Purtroppo così. Marta, ti giuro, a volte mi spiazza. Ed è mia sorella. Ho capito, però io non mi aspetto più niente qua. Prendo quello che danno quando lo danno loro. Bisogna capire anche questo. Perché ci sono così pochi volontari qua a lavorare? Lo sai? No, immagino però. Perché qua siamo a contatto con la morte. La morte non la vuol vedere nessuno. È una canzone questa che è la volontà di quattro amici, semplici amici della strada, che per vicende della loro vita si trovano nella più triste e nera difficoltà. Ma dentro di loro c'è questa volontà di reagire ed essere forti ed affrontare le vicende che la vita loro ha riservato. Mani, 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 40 di 40 no, stati dessuto al più di giò, nessun dei guai che parla no. Bravi, ma siete fantastici! Questa canzone qua mi emoziona sempre quando la sento cantare. E lo ricordo quando l'avevo richiesta una volta alla Radio Meneghina. Ah. E era bellissima, era cantata da Anna Manoni. Grazie. Grande, grande interprete. Sì. E poi mi coinvolge questa canzone qua perché parla un po' del mio vissuto, capito? Non ho vissuto i tempi della guerra. Però la carcerazione l'ho fatta, per cui so cosa vuol dire la libertà. È una cosa grande. Sono sarà su in stata terra, piena di nebbia, di freddo e di scuro. Sotto di me passa il tram, frecasse vita del Mevila. E il corso è stretto. Vieni un momento di qua. Ascolta, abbiamo un problema. Paolo si è sentito male. C'è di là l'ambulanza, un disastro. Ce la fai a tenere i ragazzi occupati a modo? Sì, sì, certo, certo. Vediamo come va. Poi al massimo io e il direttore veniamo là e ci parliamo. Va bene, ok. Tranquilla. Grazie. Mi parli no! Questo quasi tutto, quasi niente, questo schifo che prova la gente, questa storia complicata, questa morte seduta che aspetta, questa mezza sigaretta, questo quasi sangue, quasi lacrime, questa bocca che ha quasi pregato, questo cuore malandato, questo Dio che non ha perdonato, questo figlio disgraziato, questo povero Cristo caduto, questa polvere di me, questo andare per mano con te. Bravo!
Bravo, bravo, bravo direttore. Vero, direttore. Grazie. Ragazzi, volevo comunicarvi che Paolo è morto poco fa. Se sentite male in salone, abbiamo chiamato l'ambulanza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Perché dobbiamo morire così? Faceva il palo nella banda dell'ortica. E Vienzo è magico. Sì, sì, anche a ridere quella canzone. Sì, bella. Ma poi io di Paolo ho un ricordo. C'era un periodo che mangiavo vicino a lui e mi ricordo che c'era Giuditta che si arrabbiava perché lui prendeva le bucce delle arance e le metteva dentro nel bicchiere, nella bottiglietta. Ah, c'erano delle cose pazzesche, mi ricordo. Sì, ma c'era il film No, comunque oggi la lezione che abbiamo fatto lì mi è piaciuta perché Mammì è una canzone particolare, no? Cioè, peccato che ci è arrivata quella brutta notizia lì. Certo, non ci vuole. È vero, peccato. Però purtroppo ragazzi dobbiamo dedicheremo. Come diceva sempre in una canzone Freddie Mercury, show must go on. Lo show continua. La vita continua. Nei periodi di tempo in cui quell'uomo non aveva nulla da fare, si dedicava alla lettura dei romanzi cavallereschi e a poco per volta ci si appassionò tanto che si riempì la fantasia di tutto quello che leggeva nei suoi libri. Incantesimi, tempeste e stravaganze impossibili. E si ficcò in testa che tutti quei sogni e invenzioni dei libri fossero la realtà e che al mondo non ci fosse verità più certa. Come va? Male, male, male. Perché male? Non so se viene mio figlio all'ospedale. Lo sai che viene tuo figlio all'ospedale? Io dico anche. Sei preoccupato per lo spettacolo? Anche. Ma no, non devi. L'anno scorso l'hai fatto benissimo lo spettacolo. Vedrai che andrà bene anche quest'anno. Sei più tranquillo? Io un po'. Dai, andiamo a fare le prove. Andiamo. Dai. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io! No, no, no! Per vedere se ci sono delle bestie feroci. No, guarda, se mi fa sbagliare, se sta stare a te, questa qui proprio no. Ciao, Roby, vado a cambiarmi. No, vieni, Marta. Ascolta, non ce la faccio. Era più di un mese che aspettavo questo momento di vederti, di stare un po' insieme. Hai ragione, però devo andare a prendere Luca. Sono passata solo a vedere come stai. Come vuoi che stia, Roby. Fra 3 giorni è l'anniversario della morte di Silvia. Marta era anche mia sorella. Lo so, Roby. Tu adesso hai la tua famiglia e io sono sola. Marta, ma tu non mi puoi far sentire in colpa di questa cosa, hai capito? Non è colpa mia. Io ho un figlio da mantenere, da sola per giunta. Grazie a Dio ho anche una suocera che me lo tiene, nonostante il mio ex marito che è uno stronzo. Beh, certo. Sai chi è sposato? Senti, Marta, io non ce la faccio. Io non ce la faccio a tenere anche te su questa cosa, d'accordo? Non ce la faccio. Ok. Io al cimitero ce l'ho da sola. Va bene. Vai da sola. Scusa se sono tua sorella. Thank you.
Chisciotte, avremo un Sancho Panza e avremo voi, perché anche voi siete tutti dei cavalieri erranti. Tutto quello che avete scritto qui, i vostri mulini a vento, ma le vostre battaglie quotidiane, sono i vostri sogni. I vostri sogni è tutto quello che vorreste cambiare. Combatterò contro l'AIDS. C'è ancora molta ignoranza su questo. Persone che se sudi si allontanano, facendoti sentire un appestato. Con i farmaci la malattia si addormenta. Lasciamola dormire più a lungo possibile, perché quando si sveglia arrivano i problemi. Devo dire grazie al vostro gruppo di volontari. Avete portato una ventata di freschezza, di allegria. Come una famiglia ci hanno accolto, abbiamo scherzato, riso, ci siamo troppo divertiti, sì. Bellissimo. È davvero bellissimo. Avremo un progettino per voi, ma soprattutto per te. Seguimi, Sancho. Potresti conquistarti un'isola in 448. Andiamo, Sancho. C'è da salvare la cittadinanza. Da oggi sei il mio scudiero e ti chiami Sancho Panza. Guarda che poi sgridano anche me. Ma non ti preoccupare, ci penso io dopo sistemare la cosa, dai. Cosa vuoi che sia per una sigaretta? Una. Sì, grazie. Guarda, Sancho, un castello dei mille colori. Ma stai fuori, sono graffiti e questa è una stamperia abbandonata da decenni. Forza, Sancho. Sicuramente staranno organizzando una festa in mio onore. Ho già la schiena bagnata di sudore. Mi presento, lor signori. Il mio nome è Don Chisciotte. Qui finisce a botte. Che scena dobbiamo girare adesso? La scena del mostro sulle rive del lago. Dai, dai, andiamo al muro. Andiamo, andiamo, ragazzi. Andiamo al muro. Andiamo. Ma dobbiamo camminare fino al lago? Ma no, Mauro, dai, ci portano in macchina. Speriamo, Pier, mi è venuto fuori un calo sul piede, non riesco neanche più a camminare. No, ma no, ti preoccupare. Guarda, Sancho, un mostro sulle rive del lago. Quale mostro? Guarda con che coraggio lo catturo. Ma questo è un muro, l'ha fatto costruire il sindaco sulle rive del lago. Un drago? Riparti dal fuoco. Oh, Dulcinea, questo bernoccolo lo dedico a te. Facciamo una scena bella. Sì, sì. Quello che io so è. Penso ciao, bello. Sì. Esagerati, fossimo degli attori. Ma siamo in esagerati. Siamo in gamba, mica. Vabbè, ma io c'ho il puntello col morone. Sì, davvero, sposta. Vabbè, poi non so. Vabbè. Cioè, tu, Nadia, invece. Io sono stanco, veramente, sono stanco perché quella di andare al parrucchiere, questa c'è un moroso. Allora io voglio devo andare a casa anch'io che continuo a arrivare all'intervento, pensa a te. Le prove sono importanti, la scena bisogna farla per forza perché è bella. Quindi la parrucchiera, mia cara Nadia, vai un altro giorno. Cosa
cosa fai? Mi stavi controllando? Sì, Davide, ti controllavo. Lo so perché tu mi stavi controllando, perché tu pensavi che io stavo fumando, come al solito. È vero, avevo paura che stessi fumando, invece questa volta sei stato bravo. No, è ora di smettere di controllarmi con queste cose. Perché è già un anno che non fumo più, quindi la devi smettere, Davide, ok? Davide, smetteremo quando finalmente mi rifiuterò di fare un'altra volta. No, se vuoi controllarmi, mi controlli di nascosto, perché a me mi stai rompendo le palle con queste cose. A me dispiace, ma le regole sono queste. No, di non dire, purtroppo la dispiace situazione un è questa, cavolo, ci è passato un anno. E se non va bene, mi dispiace, te la fai andare bene comunque. No, non mi va bene, non me ne frega niente. La situazione è questa, ok? A me non mi interessa quale non andrà a cambiare. A me non mi interessa quale. Mi dispiace, è così. A me non mi interessa, ma va, va, va. Come non vieni? Sabato avevo le riprese. Non mi interessa, oggi ho deciso che non vengo. Ma il motivo, scusa? Sono il coglione girato, oggi non vengo, vado in biblioteca. Va bene, vai dove vuoi, tanto tu sei sempre incazzato, sì, tu sei così. Sì, sono incazzato. Allora vai, sì, guarda, ciao, che non me ne frega proprio niente. Ciao! Dimmi tutto. Senti, sabato abbiamo le riprese. Sì. Allora, Davide deve andare in biblioteca. Nadia deve andare dal parrucchiere. Carla deve andare dal fidanzato. E dimmi tu. I registi cosa dicono? Dicono che andrà tutto bene, speriamo. Allora tranquilla, dai, il problema c'è sempre, poi alla fine sabato ci sei tu. Ti preoccupare. Ma Davide è sempre incazzato nero, ce l'ha col mondo intero veramente. Davide è un momento così, dai, non ti preoccupare, ci penso poi io con Davide, dai, vai tranquilla. Io sono un po' in ansia per questa cosa. Poi alla fine siete sempre bravo. Dici? Tranquilla, dai, che andrà benissimo. Ok. Vado a guardare le minestrone, che arrivo. Ma non c'è nessuno stasera? E proprio volontari sono andati malati tutti e due. Quindi devi fare tutto tu. Oggi mi tocca. Ma tu sei un robot, lo sai che ce la fai. Diretteremo altri giorni. Per cosa? Weekend libero con il mio Luca. Sai, gli ho telefonato come tu mi avevi consigliato. Sì. Sono innamorata per te. Bella. E dove andate? Non vedo l'ora di vederlo, veramente. Dove andate? Al mare. Stai in guardia, Sancho. Stiamo per entrare in un pericoloso alveare. Non facciamoci notare. Qui ci sono api guardiano, api laboriose, api operaie e larve. Cosa vuoi? Cosa fai? Ce ne andiamo subito. Ah, ma tu sei quello della comunità del Light. Oddio, mi ha toccato. Ma sarà pericoloso. Lavati con l'aceto e brucia i vestiti. Ma no, Light è un virus. Dovete mantenere il respiro. Se questo starnutisce fa una strage. Ma perché questi malati li fanno uscire? Ma non c'è nessuno che controlla? Chiamiamo qualcuno. Scappa, Sancho! Queste api hanno pungiglioni affilati come spade! All'AIDS perché ti drogavi o perché sei gay? Ma sei un trans? È un babone! Sei alcolizzato! Cosa hai realizzato fino adesso? Ma esattamente, tu chi sei? Qualche giorno dopo ricevemmo una lettera. A tutti quanti voi che mi avete creduto in questo pezzo del cammino, mando un abbraccio forte. Grazie di tutto. So che la vita è di passaggio, ma mi dispiace lasciare persone che ho amato. Ci rivedremo in questa vita o nella prossima. E per te, Sancho, anche se ti conosco da poco, sappi che mi sono molto affezionata a te. Abbiamo condiviso bei momenti e grandi avventure. È difficile il saluto, ma sappi
che mi porto via solo le Marlboro. Mentre a te lascio la cosa più preziosa che ho. I miei sogni. C'è chi dice che Don Chisciotte sia morto. Altri dicono che abbia solo cambiato comunità. A me piace pensarlo libero e all'aria aperta, che combatte contro i muri costruiti davanti ai laghi, contro le domande affilate come spade, contro i luoghi abbandonati e fatiscenti, contro l'incuria, i pregiudizi, la sporcizia e la vigliaccheria, e che combatte notte e giorno senza sosta contro il dolore e la morte e contro la malattia. Lo immaginiamo partire all'arrembaggio in una valle piena di mulini a vento, urlando «State in guardia!» ed essere sempre vivo, forte, saggio, uno che ama senza chiedere nulla in cambio e che sa quanto vale la nostra follia. Nostra follia, questa quasi vita, quasi casa, questo porto lontano dal mare, questa storia scombinata, questa terra bruciata d'intorno, questa pioggia a mezzogiorno, questa quasi carne, quasi cuore, questi occhi da bimbo impaurito, questo tempo traditore, questo lupo che mi ha divorato, questo amore che ho perduto, questi occhi che gridano aiuto, questa polvere di me, questo andare per mano con te. Questo quasi piangere, quasi ridere, questo tema pieno di errori, questa storia maltrattata, questa luce che vedo giù in fondo, questa mano che ti tendo, questo quasi fuoco, questa cenere, questa voglia di vento e passione, questa cella di prigione, questa stramaledetta canzone, questo fiore calpestato, questo corpo che si è frantumato, questa polvere di me, questo andare per mano con te.